Ah, che bello essere qui! Finalmente posso parlare di una cosa che aspettavo da un sacco di tempo. Un'attesa che è durata più di un anno è finita. Non ci credo ancora che ne sto parlando, ma è così. Ma finalmente è uscito il primo trailer di Godzilla vs. Kong. Dopo un sacco di rimandi abbiamo finalmente il primo trailer. E prima di analizzarlo bene, devo raccontarvi tutto il casino che è successo negli ultimi mesi riguardo a Godzilla vs. Kong. Verso la fine di novembre, Netflix ha fatto un'offerta di oltre 200 milioni di dollari per poter distribuire il film sulla propria piattaforma, cosa che la Warner ha rifiutato, visto che preferiva distribuirlo sia al cinema che sulla propria piattaforma streaming HBO Max, come per Wonder Woman 1984, che ha avuto una distribuzione ibrida. E meno male che ha rifiutato. Godzilla vs. Kong è un film da vedere assolutamente al cinema e non su Netflix. Allora il film era previsto per maggio 2021 e dicembre era il mese perfetto per pubblicare il trailer. Però che è successo? La Warner ha annunciato che tutti i film che farà uscire nel 2021 usciranno sia al cinema che su HBO Max, come Matrix 4, Dune di Denis Villeneuve, The Suicide Squad e tanti altri. Io li comprendo, in un periodo come questo è difficile mandare film al cinema. Tenet infatti non ha avuto molto successo e non possono continuare a rinviarli in eterno. Quindi li capisco che abbiano deciso di optare per una soluzione ibrida. Il problema? La Warner non ha avvertito in tempo i suoi partner commerciali, che si sono incazzati per non essere stati avvertiti della sua decisione. Tra questi c'è la Legendary, che ha finanziato per il 75% sia Godzilla vs. Kong che il film di Dune, adattamento dell'omonimo romanzo. E quindi la Legendary ha fatto causa legale alla Warner Bros. E quindi per il mese di dicembre niente trailer. L'unica cosa che abbiamo ottenuto è stato questo. A gennaio la causa legale della Legendary si è risolta, che ha concesso di mandare Godzilla vs. Kong anche in streaming, ma Dune al cinema. E così poche settimane fa la Warner ha annunciato che il film sarebbe uscito prima. Infatti la precedente data d'uscita era il 21 maggio, ma l'ha anticipato al 26 marzo, 2 mesi prima, e qualche giorno fa l'ha rinviato ancora al 31 marzo. Io ho una mia teoria sull'anticipazione dell'uscita di Godzilla vs. Kong. Vogliono sbarazzarsene il prima possibile. I primi due film del MonsterVerse, Godzilla e Kong Skull Island, hanno incassato bene, ma non tantissimo, mentre Godzilla 2 King of the Monsters è stato un mezzo flop e non è stato neanche accolto bene dalla critica. Fino ad ora speravo che avessero ancora un minimo di fiducia, ma quando l'hanno anticipato, in un periodo in cui tutti spostano l'uscita dei loro film, mi sono reso conto che non ci credono più manco loro e che Godzilla vs. Kong sia un peso di cui vogliono sbarazzarsi. Almeno a questo punto dovevano farlo uscire sto trailer. E noi fan siamo stati accontentati. Il 21 gennaio la Legendary ha diffuso il poster e ha annunciato che il trailer sarebbe uscito domenica 24 gennaio. E io mi ricordo ancora quanto in quei giorni stessi aspettando l'uscita del trailer, che era ufficiale stavolta. E quando domenica 24 è uscito, mi sono fiondato ad accendere la televisione e ammetterlo. Perché il trailer di un film simile non lo si può vedere sul cellulare. Cosa ne penso del trailer? Beh, ora ne parliamo. Il trailer inizia con Kong catturato e trasportato su una nave, come è successo già in tanti altri film di King Kong, ma che non mi sarei mai aspettato di vedere nel MonsterVerse. Ed il personaggio di Alexander Skarsgård, che dice che hanno bisogno di Kong perché il mondo ne ha bisogno per fermare quello che è in arrivo. Poi dicono che c'è questa bambina orfana che sembra avere un qualche legame con Kong e che è l'unica con cui Kong vuole comunicare. Io presumo che la usino per tenere Kong calmo, visto che
credo che se lo incatenassero Kong sarebbe proprio incazzato. C'è pure questa scena in cui la bambina tocca il dito di Kong, che molti hanno paragonato ad E.T. Io su questa cosa della bambina con un legame di Kong sono diviso. Da un lato potrebbe essere interessante se gestita bene, ma dall'altro potrebbe essere una scemenza gestita male. Anche perché qual è la ragione per cui ha un legame con Kong? Penso che sarà una cosa difficile da spiegare. E poi, mentre trasportano Kong in mare, arriva il re dei mostri, Godzilla, che stranamente si dimostra aggressivo, distruggendo numerose navi e aerei. Nel primo film di Godzilla c'è una scena in cui lui si abbassava sott'acqua per evitare di distruggere una nave. Qua invece fa stranamente l'esatto opposto. Ed è a questo punto il trailer che inizia lo scontro tra Godzilla e Kong, con loro due che si menano sulla portaerei, scena che era già stata anticipata numerose volte alle immagini rilasciate prima del trailer. Guardando il loro scontro nel trailer mi è sembrato eccessivamente tamarro e questa cosa mi ha stranito. Poi mi sono reso conto che a darmi questa sensazione di tamarraggine eccessiva era la musica di sottofondo del trailer, quella maledetta musica hip hop che rovina completamente l'atmosfera del trailer. Però la scena in cui Godzilla sott'acqua spara un raggio atomico distruggendo la nave e Kong salta sott'acqua in rallenti per schivarlo mi è sembrata veramente eccessiva. Forse solo per il salto in rallenti. Magari nel film lo modificano, spero. Dopo nel trailer dicono che Godzilla sta andando in giro a distruggere tutto e che sta facendo del male alle persone. Nei film precedenti del MonsterVerse, Godzilla, anche se non si potrebbe proprio definire buono nei confronti degli umani, non è mai stato un mostro dannoso che non attaccava le persone e tendeva a ignorarle. In Godzilla 2, King of the Monsters, era diventato addirittura il salvatore dell'umanità, sconfiggendo Ghidorah e riprendendosi il titolo di Re dei Mostri, e ripristina l'ecosistema terrestre, dando inizio alla coesistenza tra umani e titani, tenendoli addirittura a bada. Perché Godzilla allora è diventato cattivo? Sta circolando questa teoria, secondo cui il Godzilla che vediamo nel trailer non è il vero Godzilla, ma Mechagodzilla travestito da Godzilla. Nel film la presenza di Mechagodzilla è stata già anticipata da un anno per via dei giocattoli del film e questo trailer la conferma. Nella prima scena del trailer si vede infatti la gente che scappa in una città, forse Hong Kong, che sta venendo distrutta. E se guardate bene sullo sfondo si vede la sagoma di quella che sembra essere una sorta di creatura meccanica che non può che essere Mechagodzilla. Un altro indizio per la presenza di Mechagodzilla si vede dietro a questo personaggio, che la pubblicazione del cast del film su IMDb ha confermato essere il figlio del dottor Serizawa, ovvero Ren Serizawa. Per cui adesso mi aspetto le battute dei fan di Star Wars su Kylo Ren Serizawa. Guardate bene quella cosa dietro al figlio di Serizawa. Cosa vi sembra? È chiaramente Mechagodzilla. Quindi è ufficiale che in Godzilla vs Kong ci sarà Mechagodzilla. Molti stanno pensando che il Godzilla cattivo che vediamo nel trailer è in realtà Mechagodzilla travestito. E non è neanche la prima volta che succede. Nel film Godzilla contro i robot c'è un Godzilla falso, ma poi il vero Godzilla lo smaschera, rivelando che in realtà è Mechagodzilla. Godzilla vs Kong però è un contesto totalmente diverso da Godzilla contro i robot. Se si scoprisse che il Godzilla con cui Kong ha combattuto è un falso, io certamente mi arrabbierò un sacco. Sarebbe veramente una presa per i fondelli insopportabile andare a vedere un film intitolato Godzilla vs Kong e scoprire che quello non è il vero Godzilla. A me piacerebbe Mega Godzilla nel MonsterVerse, ma non così. C'è però un'altra possibile spiegazione al comportamento di Godzilla, che preferisco, e ci arriverò dopo. Nel trailer vediamo anche Madison Russell, apparsa già in Godzilla 2, andare in giro da sola. E
e che a quanto pare ora può guidare. Madison sta viaggiando insieme al personaggio di Julian Dennison, l'attore che ha interpretato Firefrost in Deadpool 2, che il sito IMDb ha detto che si chiama Josh Valentine. Io voglio che Josh sia un nerd appassionato di mostri giganti. Io voglio il nerd appassionato di mostri giganti. Lo voglio, sarebbe fantastico. Comunque Madison e il suo nuovo amico stanno indagando da soli sulle ragioni per cui Godzilla è diventato cattivo, con tanto di mappa da complottista con gli attacchi di Godzilla. Dalla mappa possiamo vedere che sembra essere coinvolta una certa Apex. Da quel che sappiamo, l'Apex è un'azienda di cibernetica e pare che sia coinvolta negli attacchi di Godzilla. E qui ho due ipotesi. Godzilla sta attaccando le basi dell'Apex perché stanno combinando qualcosa che lui vuole fermare. Forse stanno costruendo un Mega Godzilla o stanno facendo qualcosa con la testa di Ghidorah, oppure l'Apex ha costruito una nuova orca, la tecnologia vista in Godzilla 2, e la sta usando per fargli attaccare le città e convincere il governo o la Monarch ad usare Mechagodzilla contro di lui e gli altri titani. Anche perché le precedenti sinossi parlavano di una cospirazione intenzionata a spazzare via i titani. Tale cospirazione che intende spazzare via i titani potrebbe essere proprio l'Apex. E a proposito dei titani, gli unici che si vedono in questo trailer sono Godzilla e Kong. Che fine hanno fatto gli altri titani? Dove sono Rodan, Behemoth, Metusela, Scylla e gli altri? Non c'è neanche Mothra. Godzilla adesso è l'alfa dei titani e quindi si presume che anche gli altri mostri stiano attaccando l'umanità. Ma non possiamo parlarne senza vederli. Mi sarebbe piaciuto vedere i titani non apparsi in Godzilla 2 in questo film. Ma ciò non significa che oltre a Godzilla, Kong e forse Mechagodzilla non ci siano altri mostri in questo film. E a quello ci sto per arrivare. Nel trailer poi ci sono altre scene ambientate nella Terra Cava. Nella prima c'è Kong che trova delle impronte lasciate sulla roccia da antichi membri della sua specie, che presumibilmente vivevano all'interno della Terra Cava. Io sono contento che finalmente vedremo la Terra Cava, dopo che ci è stata anticipata in Kong Skull Island e aver avuto un piccolo assaggio in Godzilla 2 King of the Monsters con quella specie di Atlantide sommersa, e di vedere com'è fatta e qual è il suo ecosistema. Potrebbe venirne fuori una cosa veramente interessante. Dietro a Kong si vede che c'è una specie di astronave, presumibilmente un veicolo della Monarch. E qua, nella Terra Cava, vediamo alcune delle scene più fighe del trailer. Vediamo Kong con l'ascia, che ci era stata anticipata dai giocattoli. C'è chi potrebbe storcere il naso a questa cosa, però secondo me ha un senso. Godzilla è molto più forte e resistente di Kong e ha pure il fiato atomico, mentre Kong è più veloce, agile e intelligente di Godzilla e ha i pollici opponibili. Però le capacità di Kong non gli bastano per sconfiggere Godzilla, ha bisogno di un'abilità o di un'arma speciale. E considerando che la specie di Kong è molto intelligente, non è una cosa così assurda. Quindi a me la scelta di dare a Kong un'ascia non mi dispiace. E poi preferite Kong con un'ascia o Kong che spara fulmini dalle mani, come nel film originale in cui si scontrano, che sarebbe improponibile al giorno d'oggi? Io direi la prima. Resta da vedere se l'ascia la costruirà Kong oppure è stata creata da un antico membro della sua specie e lui la trova. Nella Terra Cava vediamo anche altri mostri. Ve l'avevo detto che ci sarebbero stati comunque. C'è Kong che combatte contro due mostri simili a serpenti, che erano stati anch'essi spoilerati dai giocattoli. Dovrebbero chiamarsi Warbat e Nozuki e sono due mostri nuovi per il film. A me è sempre piaciuto quando nei film del Monsterverse mettono creature nuove ed originali e vedere questi due mostri mi fa piacere. Ma non finisce qui, poi vediamo questi pipistrelli giganti attaccare Kong. E quando ho visto dei pipistrelli giganti nel trailer di Godzilla vs Kong, ho pensato subito a una cosa. A lui, Kamazots. Si tratta di un titano che apparirà in un fumetto prequel di Godzilla vs Kong dedicato a Kong. Infatti, tutti i film del Monsterverse hanno avuto un fumetto prequel dove si scontrerà con lui. Però
Per favore, Salda Press, visto che stai facendo il mensile a fumetti su Godzilla, potresti portare anche i fumetti del Monsterverse? Grazie. E devo dire che il design di Kamazotz è molto figo, mi piace molto, anche perché i pipistrelli li trovo animali veramente interessanti. E sì, ho il coraggio di dire che mi piacciono i pipistrelli in un periodo come questo. Non so però se è lui oppure sono altri esemplari della sua specie. E il trailer finisce poi con questa scena di un'epicità assurda. Kong non si piega a nessuno. Dai, che figata! Penso che tutti abbiamo pensato a Thor con la Stormbreaker guardando quella scena. Sono contentissimo che sia finalmente uscito questo trailer che mi ha gasato tantissimo. E riguardandolo si nota come l'atmosfera tamarra sia colpa di quella maledetta musica hip hop. Le cose che hanno mostrato hanno un bel potenziale. Giusto la cosa della bambina mi preoccupa un po', ma speriamo in meglio. Sono contento anche che si sia concentrato più su Kong che su Godzilla, visto che Kong ha avuto un film in meno e quindi penso che sia giusto riequilibrare. Godiamoci questo film e i film avuti prima. Perché probabilmente poi il Monsterverse purtroppo finirà. O forse no. Recentemente Netflix ha annunciato che realizzerà due serie anime, una su Tomb Raider, che sinceramente non mi interessa molto, e una sul Kong del Monsterverse, che si chiamerà Skull Island. Questo è il titolo. Dubito che al cinema il Monsterverse possa continuare, quindi le serie anime sono il modo perfetto per continuare. A me piacerebbe un anime ambientato nell'antichità con le civiltà preistoriche che vivevano con i titani e che ci mostrasse l'arrivo di Ghidorah sulla Terra. Questa non è neanche la prima volta che Netflix fa una serie su Kong. Ma facciamo finta che l'altra non sia mai esistita, ok? E qui si conclude questo video sul trailer di Godzilla vs. Kong. Non vedo l'ora di vederlo, al cinema però, sperando che siano aperti quando uscirà. Se il video vi è piaciuto mettete like, commentate, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina di avvisi. Noi ci vediamo la prossima volta con un altro video. Ciao!